Romina Power costretta a indossare solo vestiti lunghi, il problema è davvero invalidante. Siamo ormai abituati a riconoscere Romina Power anche dal suo inconfondibile look, ma qual è il motivo per cui si veste in questo modo? Negli anni Romina Power ha sempre tenuto fede al suo iconico look, le lunghe tuniche molto ampie sono infatti diventate il suo marchio distintivo ed è impossibile non associarle a lei. Negli anni la cantante ha spiegato diverse volte per quale motivo si sia votata questo capo d'abbigliamento, ma sembra che non ci sia un motivo solo. Di recente sono infatti emersi nuovi dettagli che danno una luce completamente diversa al suo stile. Romina Power, tutti i motivi dietro il suo particolare look. È davvero impossibile non pensare a Romina Power quando si guarda ad una lunga e morbida tunica, dal momento che da anni ormai si mostra al suo affezionato pubblico con indosso quel capo d'abbigliamento. Coloratissimi, bianchi, a fantasia, chi più ne ha più ne metta. Per sua stessa ammissione c'è più di un motivo per cui ha scelto di indossarli così spesso. Il primo motivo riguarda la sua religione, quella buddista, che prevede abiti morbidi che possano facilitare la serenità spirituale, addio, insomma, ad un abbigliamento scomodo, attillato che non lascia respirare in pace e non la mette a suo agio. Ma non c'è solo questo, perché negli anni ha anche dimostrato di essere piuttosto fedele al look e l'ha resa famosa, la tendenza hippie con cui si è sempre mostrata, anche in quel caso non c'è spazio per abbigliamento troppo stretto e da femme fatale e in tal senso ha dimostrato enorme coerenza. C'è tuttavia un'ultima motivazione, di gran lunga meno felice delle precedenti e che finora ha evitato accuratamente di spiegare. Sembra infatti che Romina si sia sottoposta anni fa ad un intervento al ginocchio definita operazione di artroscopia che la obbliga da tempo a scegliere capi morbidi e scarpe basse. Coerenza, spiritualità ma anche purtroppo, motivazioni di salute per un look che ormai è il suo biglietto da visita.